Buonasera, gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati ad una nuova puntata del Tavolo della Domenica con la ormai nostra consueta postazione da remoto. Questa sera al tavolo virtuale con me c'è il capitano dell'Aeronautica Militare Daniele Di Luise. Capitano, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei, grazie a voi tutti per l'invito. Capitano, iniziamo questa nostra intervista e volevo chiedere qual è la sua base operativa e quali sono le sue origini. Allora, attualmente sono in forza presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale di Milano come appunto ufficiale medico del Corpo Sanitario dell'Aeronautica Militare. Le mie origini sono, forse si sentirà, sono campane, in realtà nella provincia di Caserta, un piccolo comune della provincia di Caserta, Gricignano di Aversa. Anche se poi i miei studi sono stati fatti principalmente a Frattamaggiore, città invece di mia madre, dove ho fatto lì il mio percorso di studi, scuole medie, liceo, per poi laurearmi in medicina all'Università Van Vitelli di La Sede. Sicuramente, se posso dire, una grande soddisfazione da un conterraneo. I nostri studi sono anche a Caserta, insomma, aver ottenuto un riconoscimento importante come il suo rende onore a quella che, se mi posso permettere, è la casertanità in giro per l'Italia. Sì, anche se ormai sono un po' di anni che sono lontano, comunque, diciamo, le origini è Gricignano, la provincia di Caserta e Frattamaggiore sono le porte sempre nel cuore, con la speranza di tornarci presto. Questo ce lo auguriamo indubbiamente. Capitano, ci sono due situazioni particolari che riguardano la vostra professione, ovvero il giuramento ad Ippocrate e quello alla patria. Ci spiega quali sono le differenze? Beh, in realtà apparentemente le differenze possono sembrare tante. L'una è sicuramente il giuramento che ogni medico fa nei confronti dei propri pazienti, cercando di riassumere un po' tutti quei principi deontologici ed etici che sono proprio parte della nostra professione. Dall'altro lato, invece, vi è un giuramento che ogni militare fa, giurando appunto dovere e fedeltà rispetto allo Stato, però noi sappiamo benissimo che uno dei compiti, uno dei doveri dello Stato è quello di tutelare la salute dei cittadini, e da qui quindi io noto più che differenze un grande punto di unione, un grande punto di contatto che attraverso appunto la sanità militare, che ha tra i vari compiti proprio quello di tutelare la collettività, anche purtroppo nei casi di pubblica calamità come quella che stiamo vivendo in questo periodo. Sì, certamente il discorso Covid sarà centrale in questa nostra intervista. Lei giustamente ha parlato dell'importanza che hanno i ministeri e dunque volevo chiedere come definisce la macchina organizzativa del Ministero della Difesa? Guardi, io se devo dare una definizione, sicuramente il modo migliore è quello di un grande lavoro di squadra. Diciamo che l'epidemia, la pandemia che ha colpito tutto il mondo, appunto, ha visto tutte le forze armate che sin dai primi momenti, tutti insieme proprio ad altri corpi dello Stato, stanno supportando la protezione civile in questa operazione di contrasto, mettendo a disposizione tutte le capacità che il Ministero della Difesa e le Forze Armate hanno, sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista operativo. Noi siamo impegnati a concorrere con tutte le nostre energie e tutte le nostre forze per fornire ogni giorno delle risposte che sono concrete proprio nei confronti dei cittadini per cercare di contrastare questa che è una grande emergenza sanitaria. Quindi il nostro lavoro dell'Aeronautica Militare avviene proprio insieme, in collaborazione forte, mai come questa volta, con tutte le altre parti e componenti del Ministero della Difesa, Esercito, Marina, Carabinieri, che non, assolutamente non dobbiamo mai dimenticare. Insieme stiamo cercando di lavorare e dare appunto risposte sul territorio per tutti i cittadini. Capitano, lei ha giustamente elencato il grande numero delle forze presenti nel mondo militare e mi viene insomma la considerazione, visto anche il mese in cui ci troviamo, ovvero il mese di marzo. Lo scorso 8 marzo è stata la ricorrenza della festa della donna e dunque volevo un suo parere se, secondo lei, il mondo non solo dell'aeronautica ma proprio il mondo militare è ancora prettamente maschile.
Guardi, ormai sono passati tanti anni, dal 1999, che le donne sono in forza armata. E forse ormai è un retaggio culturale del passato quello di pensare che le forze armate siano un qualcosa prettamente maschile, perché ci si basa sul fatto che prima la leva era riservata solo al sesso maschile, ma ormai con l'alta specializzazione, professionalizzazione delle forze armate, basti pensare che circa ormai abbiamo già due generazioni di donne che sono appunto dal 1999 nella forza armata, circa il 7%, 6-7% della componente delle forze armate è costituita appunto da donne. E basti pensare anche che da qui a pochi anni molte donne potranno anche ricoprire cariche di vertice della gerarchia militare. Adesso ciò è una possibilità, è anche un'opportunità per la forza armata stessa. E poi le donne non sono da meno nei compiti che svolgono quotidianamente all'interno delle forze armate. Basti pensare che in aeronautica abbiamo piloti di velivoli aerotattici donne, abbiamo anche chi equipaggia i carri armati, chi si trova a bordo di unità navali come nella Marina Militare. Quindi diciamo chi effettua un controllo anche sul territorio, sulle periferie, chi è sul campo giorno dopo giorno per contrastare quella che è diciamo la criminalità che purtroppo può esserci in determinate zone, in determinati territori. Quindi in questo momento ritengo che la figura della donna sia centrale, sia importante, anche al di fuori dei contesti, dei confini nazionali. Molte donne sono determinanti, importanti anche per relazionarsi quando ci si trova di fronte a determinate culture, popolazioni. A volte la figura femminile può essere un punto di contatto importante quando ci troviamo ad operare al di fuori dei confini nazionali. Questo è molto importante e mi permetto di dire, ascoltando le sue parole, che sono stati fatti dei passi in avanti per l'inclusione, ma insomma, secondo lei se ne potrebbero fare ancora in futuro? Insomma, questo è il suo auspicio, ecco. Sicuramente se ne sono fatti tantissimi e siamo sicuramente sulla buona strada. Prima di proseguire, di focalizzarci appieno sul discorso Covid con il capitano dell'Aeronautica Militare Daniele Di Luise, ci fermiamo un attimo, piccolo break pubblicitario, torneremo subito dopo lo spot. Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata, con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio al tavolo della domenica, versione da remoto, questa sera in compagnia del capitano dell'Aeronautica Militare Daniele Di Luise. Ci iniziamo allora a focalizzare sul discorso Covid. Insomma, capitano, il periodo che stiamo vivendo è particolarmente delicato. Lo scorso 18 marzo è stata anche istituita la prima giornata in memoria delle vittime del Covid. Insomma, le immagini dei camion dell'esercito che trasportano le salme a Bergamo sono immagini che toccano l'anima, e proprio su questo, insomma, una situazione particolare. E volevo chiedere come definisce quello che è il supporto che l'aeronautica ha fornito fin dalle prime fasi dell'emergenza Covid, che insomma ormai ci accompagna da oltre un anno.
Allora, fin da subito, come dicevo prima, tutte le forze armate sono state interessate. Entrando un po' più specificatamente in quello che è stato invece il contributo dell'aeronautica militare, posso dire che è stato un contributo importante. Le porterò un po' di esempi per far capire quello Certo. che è stato il lavoro che noi abbiamo fatto in questi mesi. Basti pensare che abbiamo sicuramente allestito strutture sanitarie campali in diverse province italiane. Abbiamo prodotto e certificato delle mascherine. Abbiamo, per esempio, utilizzato tutto il personale, una gran parte del personale sanitario in appoggio, in ausilio ai medici negli ospedali che maggiormente, soprattutto nelle prime fasi, sono state colpite dalla pandemia e quindi andando proprio sul campo a dare supporto alla sanità, al Servizio Sanitario Nazionale che soprattutto nelle prime fasi purtroppo ha dovuto fronteggiare un nemico invisibile che si è presentato nel peggiore dei modi. Poi abbiamo lavorato nell'RSA, un posto dove purtroppo sono stati dei focolai di diffusione del virus, dei posti fragili, dei posti dove il personale quindi più anziano, il personale più esposto alle conseguenze di questo virus, si ritrovava in enorme difficoltà. E quindi anche lì personale medico infermieristico è stato sul campo, sul territorio per dare una mano. E da qui poi potrei farle anche altri numerosi esempi, basti pensare al biocontenimento. L'aeronautica militare ha una capacità, e poche nazioni in Europa e nel mondo hanno, quella di riuscire a trasportare attraverso i suoi velivoli il personale infetto, infettivo, nella massima sicurezza. E soprattutto se si ricorda nelle prime fasi, quando era difficile trovare dei posti liberi in terapia intensiva, si era costretti a trasportare pazienti da una provincia, una regione, a volte anche una nazione all'altra. E questo per farlo però bisognava farlo nella massima sicurezza. Erano pazienti altamente contagiosi e infettivi. E questo veniva grazie proprio alla capacità dell'aeronautica militare di aver sviluppato in questi anni, ancora prima che vi fosse questo tipo di epidemia e di pandemia, questo tipo di capacità. Basti pensare che già quando c'è stata l'emergenza Ebola anni fa, lo Stato italiano sicuramente ha aiutato i suoi concittadini proprio andando a recuperare in determinate regioni, in determinate nazioni africane, questi pazienti che altrimenti diciamo, le cure sarebbero state sicuramente molto più difficili lontano dalla loro parte. In una situazione del genere, secondo lei, quanto è davvero importante la prevenzione? Allora, sicuramente è importante. Se lei intende prevenzione nel senso riuscire a organizzarsi prima che un Esatto. evento del genere avvenga, sì, sicuramente questo è importante. Importante perché è vero che questa pandemia è stata una grande sorpresa, però se andiamo a ricordare, andiamo a guardare un po' i libri di storia, circa 80 anni fa, 90 anni fa. Non parliamo quindi di secoli, c'è stata la cosiddetta spagnola che ha colpito. Quindi purtroppo noi dobbiamo tenerne conto, dobbiamo imparare ancora di più da quello che è successo adesso, anche per le future generazioni, raccontarlo. Quindi anche la giornata della memoria sicuramente ha un valore, ha un significato, proprio quello di non dimenticare quello che è successo in questo periodo, in modo tale da aiutarci, aiutare le future generazioni a farne buona memoria ed essere pronti per gestire, speriamo mai, una situazione simile. Certo, questo è fondamentale, io personalmente mi associo al suo pensiero. Capitano, in epoca Covid sono cambiate tante cose, non solo il modo di pensare, di affrontare le cose, ma anche sicuramente la professione. Mi permetto di dire anche da giornalista questa particolare attività, insomma, ci sono state delle modifiche e dunque volevo chiedere se è stato facile reinventarsi proprio nell'epoca del Covid. Allora, le dico che in realtà noi come personale, come medici,
dell'aeronautica militare, un po' come anche tutti quelli delle forze armate, abbiamo la caratteristica, un po' anche per l'addestramento che riceviamo durante il nostro percorso, quello di doverci spesso adattare alle diverse situazioni e contesti, perché deve pensare che il nostro lavoro avviene sì sia sul territorio nazionale, e quindi nelle infermerie, negli istituti di medicina spaziale, per esempio, dove lavoro, e parlo per l'ambito aeronautico, ma molto spesso ci troviamo ad operare al di fuori dei confini nazionali. E lì, quando lavori al di fuori dei confini nazionali, hai a che fare con culture, problematiche che sono diverse proprio in base a dove ci si trova ad operare. Per questo motivo, diciamo che è stato difficile sicuramente l'impatto emotivo, perché questa volta la grande emergenza, la grande missione era all'interno dei nostri confini nazionali. Non stavamo portando aiuto ad un'altra nazione, ad un altro popolo in una missione di pace, ma in questo caso ci trovavamo a dover dare aiuto ai nostri concittadini, e forse emotivamente questo può aver avuto un impatto. Quindi reinventarsi da un punto di vista professionale, le dirò, un po' ci siamo abituati per addestramento e nostra propria capacità, però da un punto di vista emozionale, beh, diciamo che le immagini che prima ricordava, a quelle forse è difficile abituarsi e sarà sempre così. Sicuramente un periodo difficile, proprio giustamente delle immagini di cui si parlava prima, insomma presumo che lei ne avrà viste tante. E ce n'è una in particolare che le è rimasta impressa nella memoria? Guardi, diverse, però se io devo ricordare una immagine particolarmente dura, particolarmente difficile, forse probabilmente quella che ha visto colpire il coronavirus persone a noi care, e le voglio raccontare proprio per far capire quanto questo virus in realtà incide, oltre che direttamente anche indirettamente, sulla salute delle persone, parlandole proprio del caso di una collega medico che purtroppo già stava combattendo contro una brutta malattia, e come questo virus purtroppo, anche se non direttamente, ha inciso sulla possibilità di poter iniziare delle cure, che logicamente in un soggetto positivo al coronavirus avrebbe fatto in modo tale che il virus avrebbe avuto in poche settimane, in pochi giorni il sopravvento. Quindi questo rimandare le cure ha inciso però poi col tempo in maniera negativa, e vedere poi volare via quindi delle persone a noi care, oltre che per un danno diretto da parte del virus, anche così indirettamente, ciò fa capire quanto questo virus sta incidendo sulla salute di noi tutti. Non dobbiamo pensare solo quindi al danno di coronavirus diretto alla polmonite interstiziale classica, ma dobbiamo pensare a tutto anche ai danni che indirettamente purtroppo sta provocando sulla salute di chi è colpito. Un momento complicato, e mi permetto di dire anche un momento che alcuni, perché insomma mai fare di tutta l'erba un fascio, ma insomma ci sono alcuni giovani che probabilmente non hanno ancora ben capito quella che è la gravità della situazione. Dunque indubbiamente nel corso di questa sua esperienza ai tempi del Covid avrà assistito tante persone anziane, ma ci sono state anche alcune persone giovani che ha dovuto assistere? Sì, purtroppo sì, l'esempio che io le facevo prima era proprio di una collega giovanissima, non aveva neanche 30 anni, e che purtroppo è stata colpita da questo virus. E sicuramente statisticamente il virus colpisce e crea maggior numero di danni, soprattutto nella popolazione anziana. Basti pensare, le statistiche ci dicono che abbiamo un'età media dei pazienti deceduti intorno agli 80 anni, con maggior parte uomini intorno al 60%. Però logicamente non dobbiamo dimenticarci che i giovani possono essere colpiti, c'è questa possibilità, e soprattutto i giovani, in quanto asintomatici, in quanto a volte non percependo il pericolo, possono però essere veicolo di infezione e di diffusione, e che se non viene interrotto diventa invincibile. Per questo motivo è importante non sentirsi mai
non sentirsi mai, diciamo, non bisogna mai pensare di abbassare la guardia perché c'è bisogno di lavoro, come dicevo prima, dello spirito di squadra. Questo è fondamentale e mi associo nuovamente alle sue parole perché stiamo parlando veramente di un momento molto particolare. Capitano, sicuramente saranno cambiate le sue giornate, dunque ci può dire qual è la sua giornata tipo? Allora, io attualmente lavoro al Policlinico di Milano, poiché sto svolgendo un corso in formazione specialistica come specializzando in patologia e biochimica clinica, un corso voluto di perfezionamento voluto dall'Aeronautica Militare. Però le giornate sono cambiate enormemente perché ad affiancare questo percorso di formazione che già era partito prima del periodo Covid, logicamente, periodicamente e in questi ultimi tempi, quasi quotidianamente, prestiamo supporto alla popolazione nei vari presidi ospedali dove ce n'è più bisogno. Io l'anno scorso, dal 15 marzo, infatti qualche giorno fa pensavo che festeggiavo, se così possiamo dire, più che festeggiavo, ricordavo che era passato un anno da quando ero stato inviato a Papa Giovanni XXIII di Bergamo per dare supporto all'ospedale durante la crisi che la provincia di Bergamo in quel momento stava vivendo, ma inoltre c'è da dire che l'Aeronautica Militare, oltre a dover dare supporto in questo periodo Covid, comunque ha dei compiti istituzionali e nazionali che deve continuare a svolgere. Quindi il nostro lavoro è continuare a mantenere efficiente la macchina organizzativa dell'aeronautica militare come era nel periodo pre-Covid e nello stesso tempo dare supporto in tutte quelle aree dove ce n'è maggiormente bisogno. Come dicevo prima, il Papa Giovanni XXIII, per la campagna vaccinale che comunque va sostenuta e per cui l'aeronautica militare sicuramente sta dando e continuerà a dare un forte supporto, un forte ausilio. E poi c'è da dire che presso l'Istituto di Missione Spaziale, dove svolgo la mia attività di medico che si occupa dell'idoneità al volo di tutti i piloti militari e civili. Capitano, vorrei farle una domanda in ambito strettamente medico. Insomma, il Covid lo conosciamo, abbiamo imparato a conoscere, stiamo provando a contrastarlo in tutti i modi possibili, ma secondo lei, la presenza del virus e soprattutto il timore di una persona di poterlo contrarre ha messo, tra virgolette, un po' in ombra quella che è la presenza e la situazione soprattutto di altre patologie. Insomma, questo rischia di essere un problema in futuro. Allora, guardi, io da un lato posso dire che c'è stato un doppio effetto, un effetto che è sicuramente negativo e un po' tocca la considerazione che stava facendo lei, sul fatto che nel corso di questi mesi, nel corso di questo anno, la diagnosi precoce, il follow-up periodico che alcuni pazienti facevano. Sicuramente è un qualcosa con cui ci dovremo, nei prossimi mesi, quando tutto speriamo finirà, dovremo sicuramente poi confrontarci, perché in questo anno sicuramente è cambiato tanto da questo punto di vista. La popolazione ha avuto paura appunto di recarsi in ospedale per una visita, anche un controllo, eccetera. Quindi sicuramente dovremo fare i conti. Dall'altro lato, il coronavirus ha portato anche dei risvolti e ha anche dei lati positivi. Io le dico che in un solo anno il numero di pubblicazioni scientifiche, la capacità di riuscire ad avere in meno di un anno diversi vaccini a disposizione, questa è una grandissima dimostrazione proprio per ritornare sempre alla stessa affermazione prima del lavoro e lo spirito di squadra, cioè si è ottenuto, noi lo sottovalutiamo, ma un grandissimo risultato, quasi impensabile nell'era pre-Covid. Quindi da questo punto di vista c'è stato un grande e dobbiamo farne tesoro, proprio perché questo ci fa capire che quando si lavora insieme per un obiettivo comune, i risultati si ottengono e si ottengono anche in maniera molto rapida.
Capitano, lei poc'anzi ha illustrato ai nostri telespettatori la sua giornata tipo, insomma, svolge un lavoro tanto importante quanto delicato, insomma, proprio su questo aspetto. Lei con che stato d'animo si alza al mattino e va a lavorare? Guardi, in questo momento in realtà si sente forte il senso di responsabilità, cioè ci si rende conto che ci troviamo di fronte ad una sfida epocale, impensabile, diciamo, dopo il periodo delle grandi guerre che c'è stato in passato, certo. Diciamo, l'Italia non si è mai trovata in un periodo così difficile, sembrava un qualcosa di impensabile, ci sentivamo un po' tutti invincibili, quindi adesso c'è un forte senso di responsabilità perché un anno è tanto, la nostra vita è cambiata tanto e purtroppo dobbiamo continuare a lavorare come prima e ancora di più di prima, proprio per la futura generazione, per evitare che si abituino a questa che inizialmente era una situazione che doveva durare poche settimane, pochi mesi, e invece sta durando tanto. Quindi dobbiamo fare in modo tale che questo momento sia un'eccezione, non sia la normalità. Dobbiamo farlo capire soprattutto ai ragazzi. Noi abbiamo la fortuna di aver visto cosa era la vita pre-Covid. Dobbiamo fare in modo tale che i ragazzi più giovani non la dimentichino. Durante questa intervista ha parlato di tante cose importanti, di rilievo, soprattutto ha parlato di senso di responsabilità e di unione. Prima dicevo del mese della festa della donna, ma qualche giorno fa è stata celebrata anche l'Unità d'Italia. Insomma, volevo chiedere se dovesse scegliere il valore più significativo che ha sviluppato in questa professione, quale sarebbe? Guardi, io non voglio essere ripetitivo, però è veramente la cosa che porto con me di più. Io da questa esperienza, da questo lavoro, ho imparato tanto. Ho imparato tanto soprattutto in questi mesi, soprattutto quando appunto ho lavorato accanto ai colleghi del Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E quindi le dico che il valore, il più significativo è sicuramente questa unione. Cioè il fatto di trovarsi in un territorio dove istintivamente per tutti la cosa più istintiva da fare era quella di voler scappare. Arrivare lì, tutte le forze armate unite, in quel momento ricordo eravamo carabinieri, esercito, marina, aeronautica, tutti insieme, arrivare lì a Bergamo, vedere il personale civile dell'ospedale che ci chiedeva una mano, noi eravamo lì per dare supporto a loro, entrare in pochi giorni nel loro contesto e nella loro realtà lavorativa, abituarci al loro ritmo di lavoro, al loro sistema organizzativo di un ospedale che puoi immaginare quanto complesso sia, farlo in pochi giorni in una situazione emergenziale, lavorare con loro e farlo grazie anche a loro, perché si sono messi a nostra disposizione 360 gradi, ci hanno aiutato anche a farlo nella maniera più rapida possibile. Ciò sicuramente mi ha fatto capire quanto sia bello lavorare insieme per gli obiettivi comuni. Sicuramente è un qualcosa che porterò ed è il valore più significativo che spero un po' tutti ricorderemo a fine pandemia. Capitano, noi siamo in chiusura e volevo farle l'ultimissima che, come spesso accade qui al tavolo della domenica, possa essere letto soprattutto come un messaggio positivo. Ricordo, perché a mio avviso è fondamentale ricordarlo ai nostri telespettatori, che lei ha ricevuto un encomio solenne dal capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il generale di squadra aerea Alberto Rosso, per l'impegno profuso in prima linea l'assistenza delle persone in difficoltà in ambito sanitario. Dunque su questo volevo chiedere quali sono gli obiettivi e gli auspici del capitano Daniele Di Luise. Allora, io personalmente il mio auspicio è personale, adesso vado un po' più nella mia sfera intima personale, quella di poter ritornare presto a casa. A casa per abbracciare i propri cari. È difficile, un anno lontani è difficile e quindi speriamo di poterlo rifare come prima.
Capitano, io la ringrazio per il suo tempo, le sue parole, in bocca al lupo e davvero grazie. Grazie davvero per il suo importantissimo lavoro. Grazie, grazie mille, arrivederci. Ringraziando nuovamente il capitano Daniele Di Luise per aver raccontato la sua storia, il momento davvero difficile, impegnativo che sta vivendo, ma una grande riconoscenza, un grande valore di una grandissima persona che dalla provincia di Caserta con grandi meriti è riuscito ad arrivare in alto ed è sicuramente tra le persone che stanno combattendo per fronteggiare l'emergenza pandemica. Insomma, ancora una volta da parte mia e di tutta la redazione veramente un grande grazie a persone come lui che stanno facendo il massimo per farci uscire quanto prima da questo difficile periodo che ormai è un anno, insomma, anzi oltre un anno che stiamo vivendo. Questa puntata del Tavolo della Domenica termina qui. Io ringrazio voi da casa come sempre per averci seguito. Vi do appuntamento alla prossima puntata del Tavolo della Domenica, domenica prossima alle ore 21:30. Grazie nuovamente, arrivederci e buona serata.